fare il punto della situazione e soprattutto individuare una linea comune, soprattutto dopo che il Ministero ha risposto picche alla proposta di un'inchiesta pubblica con una lettera indirizzata alle amministrazioni comunali di Massarosa, Camaiore, San Giuliano Terme e Vecchiano, alla provincia di Lucca e ai comitati. Il sindaco Tambellini ha convocato per mercoledì 1 ottobre a Palazzo Orsetti una riunione che dovrà servire a fare il punto della situazione sul progetto di riassetto della rete elettrica 380 e 132 kW nell'area di Lucca proposta da Terna. Ora il Comune, alla luce della risposta del Ministero, vuole capire come muoversi. Da Roma si ritiene che nella stessa procedura di VIA attivata vengano analizzati i punti che dovrebbero far parte dell'inchiesta pubblica, vale a dire se l'opera serve, se quello proposto da Terna è il tracciato migliore da tutti i punti di vista, impatto ambientale, urbanistico, paesaggistico, eccetera, fino alla considerazione della cosiddetta opzione zero. La riunione di mercoledì prossimo, nell'ottica dell'amministrazione comunale, dovrà servire non solo a condividere lo stato dell'arte della situazione, ma anche a stabilire un'eventuale linea comune da seguire. Frattanto il sindaco nei giorni scorsi ha già sollecitato la Regione a far proprie le istanze avanzate dal Comune di Lucca, che ha fornito parere negativo nell'ambito della procedura di VIA, in considerazione del fatto che l'opera ha un tale impatto e una tale portata che non può essere realizzata sulla pelle delle comunità locali.